con la nostra natura. Federazione Galattica della Luce, punto ACET attraverso Antea, 15 luglio 2024, a cura di VB. Ardec, figlia, la sapienza nostra ti ha condotto verso la totale medianità e a breve sarai completamente libera da qualsiasi vincolo che non sia collegato con la nostra natura. Ti aiutiamo nel raggiungimento di questo importante, antico traguardo animico. La nostra stirpe è ora nelle tue mani e ti renderemo grazie in eterno, nostra adorata. Ancora ti interroghi sul tuo ancestrale percorso, ma sai che nelle nostre mani ogni cosa avviene in maniera assolutamente naturale e si manifesta con altrettanta naturalezza, compiendo così il tuo percorso animico, che consiste nel mantenere i nostri contatti con la più assoluta segretezza sulla tua attuale identità terrestre, fino a quando non ti daremo altre istruzioni al riguardo ed al contempo lasciandoci diffondere la verità su quello che è l'universo e su ogni tipologia di argomento che finora avete affrontato con i più svariati approcci pseudoscientifici. Consentiteci di aggiungere, anche molto intrisi di dottrine religiose e dogmi lontanissimi da quello che è il vero e autentico spiritismo, nonché l'assoluta e piena evoluzione animica che si svolge attraverso la reincarnazione, che altro non è che la strada che consente allo spirito di sperimentare per poter così raggiungere l'assoluto e fondersi con la matrice cosmica. È un processo che non ha mai fine. È una sorta di cerchio infinito che solo ora sta subendo un arresto a causa dell'intervento di forze oscure e antianimiche che vogliono esista solo la razza anticosmica che ha creato l'intelligenza artificiale con lo scopo di sostituire gli individui e distruggere l'anima ancestrale dell'universo nostro che è inquinato da queste razze. Esse coesistono ancora, mimetizzate tra gli esseri umani e si sono per secoli spacciate per creature figlie di un Dio unico, solo, buono e giusto, che le avrebbe autorizzate ad essere la causa di guerre, inquinamenti, distruzione e abusi soprusi su ogni angolo di questo mondo e dell'universo. Le leggi vostre sono infondate e sono frutto di queste razze che hanno pianificato ogni dettaglio per condurvi dalla loro parte. Noi siamo coloro che vi risvegliano e che vi proteggono, e voi, malleiani incarnati qui, siete coloro che salveranno il mondo da questo massacro e che renderanno libero l'universo dal marciume che lo attanaglia. Ci vorrà ancora parecchio tempo, ma la cosa che a voi deve importare è portare a termine la missione. Per quanto riguarda invece voi come esseri umani, ciò che dovete sapere è che il bene avrà la meglio, come sempre. L'importante è che adesso impariate a pregare e noi vi insegneremo come pregare. La preghiera è sacra all'universo e consente all'universo tutto di vibrare sulle frequenze Hertz dell'amore assoluto e ci consente di purificare, aumentare, innalzare ogni singola e piccola particella di ogni singolo e piccolissimo organismo vivente alla pienezza assoluta. Nel nome di colui che è, ovvero la luce, che è madre, padre, figlio, figlia, sorella, fratello in uno. Le voci sono infinite, ma la mano è unica ed è quella malleiana che vi sta guidando e vi condurrà alla purificazione totale e alla estensione
delle vostre capacità medianiche. Queste non servono per fini egoistici e scopi beceri, come molti oggigiorno fanno, lucrando e speculando, distruggendo l'animo di coloro che sono colpiti dal dolore per i cari trapassati. Non è un mezzo per coloro i quali cercano attraverso lo spiritismo di fare esperienza di qualcosa che possa loro cambiare la vita dal punto di vista economico e materiale. No, no e no. Questi soggetti periranno e dovranno ancora incarnarsi tante, 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 tante altre volte per riuscire a comprendere e finalmente a purificare la loro essenza, perché solo se è purificata potrà essere assorbita nella matrice di questo universo. Quello che voi farete è quindi trasmettere ed insegnare cosa rappresenti la medianità come mezzo per comunicare con altre entità e creature intelligenti di altre dimensioni che in questo senso assumono l'accezione di entità aliene. Tutte le entità che non appartengono o non appartengono più alla vita terrestre sono entità aliene. Incominciamo a rendere noto ciò che è giusto, a spiegare passo dopo passo il vero significato di ogni parola, per poter così dare luogo ad un prontuario che consentirà a tutti di fare uso di quello che è già in vostro potere. Riattiverete così la ghiandola pineale e anche il sistema limbico, affinché possiate riconnettervi con la natura magica, ma non nel senso effimero della parola, ma nel senso di forza creatrice. Voi siete creatori a vostra volta in quanto divini, divini poiché perfetti. La luce è divina, ovvero perfetta. Ora vi lasciamo e vi diciamo che saremo nuovamente con voi nei prossimi giorni per comunicare altre istruzioni e anche per informarvi su alcuni avvenimenti in modo tale da essere pronti ed inoltre dimostrare, qualora ve ne fosse bisogno, che le nostre non sono delle assurdità. Assurdo è continuare a fingere di essere vivi solo perché avete un corpo di carne. Andate ed ultimate i vostri compiti. Andate a compiere ciò che è giusto compiere e sarete con noi nell'eterno presente, nel nome dell'amore assoluto, spirituale, che è la fiamma eterna che ci rende veramente vivi, a prescindere dal corpo che la ospita. Ardek, i Malleiani e la Federazione Galattica tutta vi salutano, infondendo pace a quanti si faranno ambasciatori di queste parole. A presto. Commento. È bene ripetere, per i nuovi interessati ai Fratelli dello Spazio, che gli amici di Evolvenza sono medianisti. Si sono interessati molti anni fa ed ancora si interessano ai Fratelli Cosmici e Nu, che comunicavano attraverso Wanda trapassata ad 80 anni. Wanda riceveva solo i Fratelli della Civiltà e i Nu. Dalle loro comunicazioni traemmo insieme il libro Voci dall'Infinito. Adesso, attraverso Antea, seguiamo i Fratelli dello Spazio che si sono chiamati Malleiani. Siamo testimoni di insegnamenti come quello della procreazione nella civiltà malleiana che per noi sono inimmaginabili. Per la parte filosofica del futuro rimaniamo attenti osservatori. Grazie per l'attenzione.